Il secondo esempio che vi mostro prevede di creare una classe di nome MyFrame che estende la classe JFrame. Creo nel progetto Swing un nuovo package dal nome Frame2. All'interno di questo nuovo package creo la classe MyFrame. Anche qui faccio creare automaticamente il metodo main. Allora, la classe MyFrame estende la classe JFrame, quindi dobbiamo scrivere extends JFrame. Importiamo JFrame. Tutte le impostazioni delle proprietà della finestra che abbiamo visto in precedenza devono essere racchiuse all'interno del costruttore di questa classe. Quindi definiamo il costruttore public myFrame. Prima di impostare le proprietà, come avevamo fatto nell'esempio precedente, definiamo una serie di costanti, in questo caso costanti di classe, che definiscono i valori della larghezza, dell'altezza, della scissa, dell'ordinata, del punto iniziale della finestra. All'interno di una classe e non di un metodo, le costanti si definiscono come public, static, final. Poi si scrive il tipo della costante, int, il nome, width, e poi il valore iniziale, nel nostro caso 450. Continuiamo nello stesso modo con la costante height, public, static, final, int, height. Di valore 300. Public static final int x uguale 100 e public static final int y di valore 100. Bene. Il costruttore, come ho già detto, contiene tutte quelle istruzioni che impostano le proprietà della finestra. Quindi, di nuovo, tanto per riassumere, dobbiamo impostare il titolo. Impostare la dimensione. Impostare la posizione iniziale. Impostare l'operazione associata alla pulsante di chiusura. E poi basta, perché la creazione dell'istanza di questa classe e la visualizzazione della finestra con il metodo setVisible viene fatto dentro al metodo main. Allora, per impostare
il titolo della finestra possiamo agire in due modi diversi. Un primo modo è quello di utilizzare il metodo set title. Quindi potremmo scrivere set title e come parametro specifichiamo my frame. Quando creiamo l'istanza di questa classe, viene applicato appunto il titolo MyFrame nella barra del titolo della nostra finestra. Questo setTitle è invocato sull'oggetto this, cioè sull'oggetto corrente che noi stiamo definendo, quindi non è necessario comunque indicarlo. In alternativa, possiamo chiamare il costruttore della superclasse, cioè il costruttore JFrame, con il parametro MyFrame utilizzando la parola chiave super, aperta tonde, tra virgolette, MyFrame. Diciamo che questo secondo modo è più elegante. Richiede comunque delle conoscenze in merito all'ereditarietà. Impostiamo ora la dimensione della finestra sempre con il metodo setSize con parametri width ed height. Impostiamo la posizione iniziale con il metodo set location con parametri x e y. In alternativa, a set size più set location, possiamo utilizzare il metodo setBounce che ha come parametri l'ascissa x, l'ordinata y, la larghezza e l'altezza. Praticamente il metodo setBounce effettua le due operazioni di impostazione della dimensione e della posizione iniziale contemporaneamente. Ora impostiamo l'operazione associata al pulsante di chiusura con il metodo set default close operation con parametro jframe. Exit on close. Bene, le impostazioni sono state tutte definite. Non ci rimane altro da fare che creare l'istanza e visualizzarla. Nel metodo main scriviamo myFrame frame uguale new myFrame. Infine, a frame, invochiamo su frame il metodo setVisible con parametro true. Salviamo e visualizziamo la finestra. Eccola, come vedete è identica a quella del precedente esempio. Vediamo ora un'altra possibilità. Creo un terzo package dal nome Frame 3
e copio la classe myFrame del package frame 2 e la incollo nel package frame 3. Allora, apriamo questa classe. Vi potrà capitare di vedere sui testi o in internet una diversa organizzazione di questo codice. In realtà non cambia niente dal punto di vista concettuale, però il codice può essere organizzato internamente in modo diverso. Vediamo come. Potreste trovare un secondo metodo privato che può avere un qualunque nome, noi lo chiameremo initialize, lo dico come si scrive, initialize. Questo metodo contiene tutte le impostazioni iniziali del frame, quindi la definizione di tutte le proprietà. Quelle praticamente che sono state inserite dentro al costruttore della classe MyFrame. Per cui faccio una copia di questo codice, lo taglio e lo incollo dentro a questo metodo. Allineare il codice in maniera corretta, seleziono tutto e se scelgo Source Correct Indentation. Quindi tutte le operazioni di inizializzazione del frame, della finestra, sono state inserite dentro un metodo private. Il metodo costruttore quindi si limiterà a chiamare questo metodo initialize. Quindi initialize, punto e virgola. E basta. Vediamo che anche in questo modo la finestra generata è identica alle precedenti. Si può osservare che nel codice che è stato creato, sia questo che vedete, ma anche quello del package frame 3, viene segnalato un warning. Questo warning ha a che fare con la serializzazione degli oggetti, che è una operazione che ha senso effettuare nel momento in cui si lavora con degli oggetti persistenti, cioè oggetti che non risiedono nella memoria volatile, ma vengono memorizzati su supporti di memoria secondaria. Di conseguenza, per eliminare questo warning basta posizionarsi sul nome della classe e selezionare l'ultima opzione Add Suppress Warnings Serial to MyFrame. Lo facciamo in entrambi i casi e salviamo.